Buongiorno ragazzi, commentiamo insieme questo brano di Timore e Tremore, testo di Kierkegaard nel 1843, in cui il filosofo parla del concetto di fede. Timore e Tremore esce nel 1843, come sapete, è un testo che segue Out, Out, dove il filosofo illustra i due stili di vita, estetica ed etica. I stili di vita per il filosofo sono tre, questi due sono stili di vita in qualche modo non autentici, l'unico autentico è quello illustrato in Timore e Tremore, cioè la vita religiosa. La vita religiosa è basata sulla fede, quindi centrale per capire questa modalità di vita è comprendere il concetto di fede. Iniziamo a leggere. Abramo gode di venerazione come padre della fede, quando invece il suo processo dovrebbe essere riveduto e lo si dovrebbe bandire come assassino. Quindi Kierkegaard inizia mettendo in contraddizione padre della fede e assassino. Assassino secondo la legge mosaica, no? I 10 comandamenti, e contemporaneamente anche padre della fede, secondo il Vecchio Testamento. Diciamo anche tutta la Bibbia, ecco, Vecchio e Nuovo Testamento, secondo la Bibbia. La fede è infatti, com'è possibile che Abramo sia contemporaneamente padre della fede e assassino? È possibile perché la fede, secondo Kierkegaard, è un paradosso. Che cos'è un paradosso? Un paradosso è una contraddizione logica, qualcosa che va oltre il sentire comune. Quindi la fede è una contraddizione, in cui l'individuo è al di sopra del generale e nondimeno, cosa importante, in modo tale che il movimento si ripeta e che di conseguenza l'individuo, dopo essere stato nel generale, si isoli ormai come individuo al di sopra del generale. Ok, cosa intende per individuo e per generale Kierkegaard? Per individuo intende l'unico individuo capace di scegliere, quindi l'uomo. Gli animali hanno un'essenza specifica, non individuale, mentre per generale intende la legge morale. Quindi cosa succede? C'è bisogno che si passi allo stadio etico in cui l'uomo scopre la possibilità di scegliere per poi superarlo nello stadio religioso. Quindi vivere come individuo, costruire la propria individualità nella legge inizialmente, quindi dopo essere stato nel generale, si isola ormai come individuo al di sopra del generale. Cosa intende con si isoli? Vedremo successivamente che nella vita religiosa il rapporto religioso si vive da soli con Dio, quindi è un rapporto individuale. Se questa non è la fede, Abramo è perduto e non c'è stata mai fede nel mondo perché c'è sempre stata. Non è un gioco di parole. Allora, se questo paradosso, se questa, cioè se il paradosso non è la fede, Abramo è perduto perché se non è padre della fede, resta un assassino. E non c'è stata mai fede nel mondo, quindi non c'è mai stato un superamento del generale, della legge, della morale. Okay, non c'è mai stato un superamento della morale perché c'è sempre stata la fede intesa come morale. Perché se la morte, e vedremo quanto questo testo sarà importante nell'esistenzialismo, se la morte è lo stadio supremo e se all'uomo non resta nulla di incommensurabile se non il male, cioè il particolare che deve esprimersi nel generale, e non c'è bisogno di altre categorie oltre quelle della filosofia greca. O di quelle che se ne deducono logicamente, come Hegel non avrebbe dovuto nasconderlo, dato che ha studiato i greci, quindi anche Hegel stesso non avrebbe dovuto parlare di fede. Cosa sta dicendo? Innanzitutto che la fede è una categoria nuova. E la fede è una categoria nuova. Una categoria nuova.
non presente, che non esiste nel pensiero greco, quindi non greca, ma cristiana. Hegel stesso si rifà al pensiero cristiano perché non trova le categorie che gli servono a parlare di che cosa? Di questo incommensurabile. Vi ricordate qual era il tema principale delle opere di Hegel? Era l'assoluto. Quindi per incommensurabile si intende l'assoluto. Ok? Se non c'è nulla di assoluto a parte la morte, io non avrei bisogno di categorie nuove rispetto a quelle greche, perché già i greci si erano occupati del tema della morte. Quindi come conclude il filosofo? Conclude con un ma, quindi c'è una problematica, ma bisogna essere informati un po' meglio su ciò che bisogna intendere con la parola fede, perché altrimenti si ricade nelle solite chiacchiere. Allora, le solite chiacchiere sono quelle con le quali si identifica in modo errato la fede con la morale. Questo qui è errato. C'è bisogno di capire che cos'è questa categoria nuova, questa altra categoria della fede.